Ciao ragazzi e benvenuti in questo ultimo video di Osm. Siamo qui ragazzi per chiudere il campionato. Oggi ragazzi abbiamo la sfida contro Gabboman, quindi andiamocela a gustare subito. Siamo al turno 16. Come on ragazzi, dai. Ecco, no aspetta, ci ho messo 4 per. Ok, facciamo 2 per, dai. Prima azione sua. Vai, sbagliata, via. Dai ragazzi non molliamo. Higuain, Gonzalo. Ma vai, che c'ha la miseria. Dai ragazzi, giochiamo per l'orgoglio. Ecco Mandzukic. Olè, vai. Ma come, mi sembra un po' lontano. Ci prova e segna pure. Ma dai, calcio di rigore. Dai, Milik. Ma no, mi sbaglio, rigore. Puro rigore, mi sbaglio. Marcadius, dai però. Ya, ma c'ha tenuto con me sto gioco. Ma per piacere. Ma puro calcio di rigore sbagliato. Ma ce l'hai con me. Ma per piacere. Ma che è una macumba contro Tony Tuba. Ya. Cioè veramente ragazzi, dai. Ma come si fa? Pure il rigore sbagliato. Ya. E che busso che hai un rigore sbagliato. Tengo i problemi miei. Ecco, si è fatto male Isco, vai. Ma faccia la miseria. Guarda tu se io faccio un gol lì. Palo. Che bello. 70esimo, ecco. Fucilata al limite dell'aria. Ah, fucilata al limite dell'aria sbaglia. Tiro da lontano. Invece entra. Higuain prova a metterla in porta al volo. Gonzalo. No, 36. Nessuno come lui. Non va. Dai, ah no, un'altra 1-0, no, ya. Ya, un'altra partita 1-0, no, ya. Ya. No! Un altro palo, ya. Cartellino giallo, è finita. Ma perché perdo sempre 1-0? Ma che cos'è? Siamo una squadra di maledetti proprio. Siamo maledetti ragazzi, siamo una squadra proprio maledetta. Io non so com'è possibile, non lo so. Siamo sempre più ultimi. Andiamo a vedere il calendario ragazzi, quanto manca alla fine di questo scempio per noi. Perché purtroppo abbiamo la partita contro Tatino e contro gli Amendola. Quindi tra poco si gioca contro Tatino 23 e poi contro gli Amendola Brothers. La formazione c'è, ormai è quella e che dobbiamo fare? Ormai la formazione c'è ragazzi, è questa qua la formazione. Abbiamo un Higuain 99. Abbiamo la maggior parte tutta ammonite, contro ammonite, non si capisce niente. Cambiamo giusto il portiere, rimettiamo Forster e va bene. Poi a questo punto ci andiamo a fare un allenamento a porte chiuse. Il ritiro mi costa troppo. Giochiamo qualche amichevole, dai. Mi perdo sempre. Già, almeno andrei a fammelo battere. Madonna! Stanno tutti agguerriti, oh, mamma mia. Harry Laz. Già, almeno Harry Laz. Manco lui. Contro Home. Vediamo. 1-3. Ma non ne vinco una di amichevole. Mi è rimasto mezzo, vai. 4-0. Vabbè ragazzi, andiamo dentro con la partita contro Tatino. Mettiamoci il cuore e proviamo a superare l'ostacolo e andiamo dentro con la partita con Tatino. Bene ragazzi, eccoci qua. Purtroppo la partita con Tatino ragazzi è saltata perché non sono riuscito a registrarla, ad acquisirla per problemi tecnici. E quindi siamo qui ragazzi con l'ultima partita di campionato, ovvero contro gli Amendola Brothers. È una partita importantissima perché gli Amendola ragazzi sono, se vincono, da come ho capito, possono essere primi in classifica. Quindi vediamo un po', le sorti del torneo passano per le mani nostre. Potremmo infastidire i primi in classifica. Andiamo a vedere un poco come si svolge. Siamo già al 17esimo. Ruiz ha fatto un ottimo lavoro a mettere in posizione, mentre Thiago Silva tira. Vediamo un po'. Occasione mancata per Amendola, vai. 19esimo minuto, ancora occasione sprecata. Ancora tiro per Amendola. Ok, palla fuori, Gabbiadini. Milik può tirare, Arcadius. Ah, occasione sprecata per Milik.
Oh, poco oltre il palo. Ammonito, linguaggio regolamentare nei confronti di un avversario. Altra occasione sprecata da parte nostra. Punta dritto alla porta. No, 1-0 per Diamendola. Che quindi ci fanno l'1-0 e finisce il primo tempo, ragazzi, con il risultato di 1-0 per Romelu Lukaku, ovvero per Diamendola. Andiamo a vedere nel secondo tempo se riusciremo a fare una rete, a pareggiare questa partita, portarci l'ultimo punto a casa. Dai, Milik. Vai, Arkadiusz. No, occasione sprecata. Ancora. Passano i minuti. Giallo per Camacho. Rissa in campo. Bella. Higuaín prova a concludere con un tiro. No, Higuaín sbaglia. Gonzalo, Gonzalo. Lukaku ha possibilità di tirare. No, 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 no. Ok, sbaglia. Dai, mancano gli ultimi 4 minuti. Speriamo in un'azione almeno. Invece no, è dei ragazzi. L'azione. Gabbiadini sbaglia ancora. Che sfortuna per Gabbiadini. Fischio finale, ennesima partita persa 1-0 per un solo gol. Ennesima partita persa per un solo gol, ragazzi. Finisce qui la nostra stagione. Il nostro club non ha vinto il campionato, ma va. Non ha vinto la coppa, ma va. L'obiettivo non è stato raggiunto, ma va. Punti manager più 120. Ok, dacci il bonus. Quindi, ragazzi, finisce. Fammi vedere la classifica. Fammi vedere la classifica del campionato. Finisce con la vittoria di Kevin De Bruyne, ovvero Omar. Quindi Om vince il campionato. Secondo posto per gli Amendola Brothers. Terzo posto per Gabbomen. Quindi sono loro tre che si aggiudicano il titolo. Tra l'altro, un campionato veramente interessante perché guardate lì, chiudono entrambi a 34 punti, ma Om vince il campionato per differenza reti, penso, sì, perché hanno lo stesso numero di vittorie, di pareggi e di sconfitte, quindi 34 punti entrambi e vince Om per differenza reti. Poi Harry Kane, Philippe Coutinho e noi ragazzi, sempre ultimi a 4 punti, che disastro, che disastro. Bene ragazzi, questo campionato è finito qui, ci siamo divertiti e questa è la cosa principale. Purtroppo abbiamo preso pallonate da tutti, ho sbagliato nella gestione, ho sbagliato negli acquisti, ho sbagliato nel non seguire soprattutto i primi giorni, ho provato tanti moduli, tanti cambi, tante strategie, però ragazzi, purtroppo i miei avversari ormai avevano raggiunto un livello sia di giocatori, sia di allenamenti, sia di squadra troppo superiore al mio. E quindi, ragazzi, dobbiamo aspettare la prossima stagione, il prossimo campionato italiano per rifarci, per partire alla grande. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Noi ci ribecchiamo al prossimo video. E bella, ragazzi!